Bella, raga. Allora, oggi mi è arrivata questa. Stampo di polvere, fatemi vedere. Cazzo di polvere. C'è un po' di polvere nel computer. Allora, prima la scatola. Che sicuramente è già aperta perché qualcuno non si è fatto i cazzi suoi. Con la mano è difficile. Parto. Un parto. Ma che cazzo? Esci tua. Questa è la scatola interna. Dentro c'è una scatola interna. Con una scatola ulteriormente interna, non è vero? Dentro c'è sta una caramella della Gigabyte nera, la liquirizia. Non è vero, non so che cazzo è. Ah, una polsiera. Che spettacolo. Non riesco manco a infilarmela con la mano. Mi metto a fuoco. Tacci sua. Bene, adesso sono ufficialmente un dipendente della Gigabyte. Konnichiwa. Spettacolo. Spettacolare. Basta, finito l'unboxing. Ciao a tutti. Questo era quello che c'era in tasca. Bella. Poi ci sta. Le favolose avventure della Gigabyte. Stringcare, 4 anni di garanzia. Non ti danno manco per i lavatrici. Quindi probabilmente questa consuma quanto una lavatrice. Vabbè. Ah, guida veloce. Questa cosa è una caruccia, sì, ma non so, ma cazzo. Poi, questo era quello che c'era nella prima scatolina. E sotto ci sta un'altra scatola, non è vero. Ci sta la scatola video. Stavolta però non mi regge a farlo con la mano sola, visto che costa l'ira di Dio. Ma tanto ho il potere della Gigabyte sul polso, quindi posso fare qualsiasi movimento. Ma che cazzo è? Eccola qua, birba. Tiè. Mi grossa quanto la testa mia. Io non so come cazzo mi entrerà qua dentro. Guarda se vede un cazzo. Dovrei girare il coin case. Pesa 700 kg. Però io al confronto con l'altra scheda video. Ecco qua. Questa è la nuova scheda video. Questa è la vecchia GTX 970 dell'MSI. Per me la lunghezza è simile, ma l'altezza no. Questa è alta il doppio praticamente dell'altra. Comunque, direi che l'unboxing è finito qui, spero che vi sia piaciuto, dentro la scatola non c'è nient'altro, quindi buoni lavori al vapore a tutti. Ecco la scheda video montata, con i LED che cambiano colore, tutte le ventole in azione, il processore in azione. Le ventole in azione, il flash che fa riflesso in azione, da qua si vede un cazzo. Devo dire che non fa tanto rumore, nonostante sia una centrale nucleare. Ci sta, dai, ci sta.